Mamma, oggi voglio mettere a confronto queste due salviette qua. Perché entrambe possono essere utilizzate dal primo giorno di nascita del bambino, e entrambe sono biodegradabili. Però, a per, parer mio, queste qui all'acqua sono veramente veramente umide, eh, molto molto bagnate. Io le uso soprattutto eh, anche per. Lavare la mia bimba la mattina, lavarle il viso, sotto il collo, le, le parti dove, scia, dove ha le pieghe perché, comunque, essendo molto, molto bagnate, eh, torna benissimo secondo me anche per l'igiene quotidiana e quindi non solo per il cambio del pannolino. Sono col 99% d'acqua, quindi sicuramente questo si sente. utilizzabile appunto dal primo giorno e io le utilizzo dal primo giorno: sono senza profumo. Eh, hanno anche delle, un estratto di um, cocomero che è scritto nelle caratteristiche che ho letto sul sito di Pannoli e comunque qui c'è scritto che appunto il 99% d'acqua e per me sono must Have. Bisogna averne almeno un pacchetto in casa. Le sensitive mi piacciono anche queste, hanno sempre una trama. Alveolata, come tutte le salviette erpi eh, rispetto a quelle d'acqua sono leggermente un po più asciutte però mh, comprensibile dato che non hanno 99 d'acqua come queste eh, non, non hanno neanche questa una profumazione sono per pelli sensibili infatti io le raccomando soprattutto quando ci sono quelle quelle parti del corpo leggermente arrossate eh, o anche magari se si la bimba si fa spesso la pipì, magari può succedere che sia leggermente arrossata. Queste qua sono eccezionali perché comunque sia rimangono molto delicate sulla pelle e sono molto morbide, quindi perfette per il cambio del pannolino. Tra le due, io personalmente preferisco le acqua, ma non. non... Le ho entrambe perché mi piace comunque cambiare e mi piace il fatto che ehm, non abbiano la profumazione perché non sempre gradisco avere la profumazione nelle salviette. Quindi, secondo me, queste due qua sono due Master. Happy, entrambe, 56 pezzi e comode anche da portare in giro nella borsa, e niente, le raccomando, entrambe eh, da utilizzare. Anche se dovete fare un regalo, magari dovete fare un regalo a qualcuno che sta per avere un bambino. Queste qui le possono portare tranquillamente in ospedale e utilizzare fin da subito. Che si ha sempre il dubbio appena nasce un bimbo: se si può pulire o non si può pulire. Con queste non si hanno problemi. Io l'ho fatto e devo dire, mi sono trovata benissimo.